Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Davanti a Lui si piega ogni ginocchio e riconosca che Lui è il Signore. Cadano tutti gli idoli davanti a Lui, quegli idoli che ci siamo fabbricati dentro di noi e a cui prestiamo culto. Cadano gli idoli attorno a noi che cercano di disorientarci, perché Signore ce n'è uno, il Signore del cielo e della terra, che si è manifestato in Cristo Gesù. E questa è la parola del Signore questa mattina che ci è venuta in apertura. Io sono il Signore Dio tuo, non c'è altro Dio all'infuori di me. Cadano tutti gli idoli, sia quelli dentro di voi, sia quelli fuori di voi. Ripristinate il mio culto, dentro di voi e attorno a voi, e la luce brillerà su di voi e sul mondo. Signore, è in questa parola che noi chiediamo perdono dei nostri peccati e vogliamo purificarci, vogliamo liberarci da tutto ciò che non è tuo. O Dio onnipotente, ascolta allora la preghiera di questo popolo, che è un popolo sacerdotale e regale, un popolo che tu ti sei acquistato perché ti presti culto. Se questo popolo non ti ha adorato, come doveva adorarti, sei introdotto nel Tempio agli idoli stranieri. Signore, ascolta la preghiera di questo popolo che vuole espungere dal proprio cuore e attorno al Tempio tutto ciò che non è tuo. Purifica, o Signore, questo popolo e nel lavacro di quest'acqua ritrovi la fede pura, la speranza certa e quella carità che ci avvince al cielo e alla terra. Degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà attraverso l'acqua del Mar Rosso. Hai liberato il tuo popolo dalle schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente di acqua per saziare il tuo popolo. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione e dalla morte. Ravvive in noi, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il sale, che è segno di purificazione, di conservazione, ma anche di sapienza. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'incidio del maligno e custoditi nella presenza del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Lasciamoci adesso purificare dal Signore. L'acqua di Dio scende dentro di noi, nella mente, nel cuore, nei sensi, in tutto l'essere nostro, perché sia purificato, in modo che possiamo offrire a Dio un sacrificio di lode, un sacrificio degno di Lui. Su di voi verserò dell'acqua pura, e sarete purificati da ogni vostra colpa, e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli:
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Questo brano del Vangelo, che appartiene al secondo discorso della Dio, ha la sua importanza per noi, perché Gesù fissa il nostro essere nel mondo e perché vuole darci forza contro la tentazione di assimilarci a questo mondo una volta che siamo in questo mondo, mentre non possiamo assimilarci al mondo, pena l'esclusione dal regno di Dio. Ed è il rischio che oggi noi corriamo. La vita cristiana è una lotta contro le tenebre dell'errore e del peccato. E il mondo è nell'errore e nel peccato, è dominato dalle tre concupiscenze: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E colui che domina il mondo è il principe di questo mondo. Tutto il mondo, dice Giovanni, è dominato o giace sotto il dominio del maligno. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché altrimenti confondiamo le nostre idee e un sincretismo malinteso, un ellenismo malinteso può annacquare il nostro cristianesimo, può annebbiare la nostra luce e rendere insipide il nostro sale. E noi siamo la luce del mondo, siamo il sale del mondo. Siamo, come dice Diogneto, un autore del secondo secolo, l'anima del mondo. Ma che cos'è questo mondo? È il mondo non degli elementi con cui questo mondo, ossia la creazione, è stata fatta, perché il mondo come tale è creatura di Dio. Tutte le cose sono belle, tutte le realtà del mondo sono meravigliose, sono il libro di Dio, il primo libro della rivelazione. Beato, beato chi ha gli occhi per vedere Dio in tutte le realtà terrene. Beato chi sa leggere le pagine di questo libro, e che per tanti questo libro è un libro sigillato, un libro chiuso, e che per tanti, anche quando è aperto, gli occhi non sono limpidi e non si arriva a leggere nelle pagine di questo libro. Ma il mondo, così come è sventagliato davanti a noi, è il primo libro della rivelazione divina, perché il buon Dio ha creato questo mondo per noi perché ci amava. Ma attraverso la lettura delle realtà terrene, le realtà materiali, quelle realtà che superano il limite del materiale, la stessa realtà storica, è che bisogna saper leggere questo libro per vedere la presenza di Dio nelle opere del mondo, nell'evoluzione del mondo, nella storia del mondo.
Beato chi ha gli occhi per sapere discernere la vita di Dio, cioè la storia di Dio in questo mondo. Beato chi ha occhi per scorgere le vestigie di Dio in tutte le opere della creazione. Questo mondo così com'è va amato. Va amato il mondo materiale, va amato il mondo spirituale, vanno amati tutti gli uomini che sono fatti all'immagine di Dio e sono chiamati a cantare la gloria dell'Eterno. Però c'è un'altra versione del mondo, ed è quella di cui parla Gesù. È il mondo decaduto, è il mondo inquinato dal peccato, è il mondo dominato dalle potenze straniere, è il mondo macchiato di colpa, è il mondo venato dalle concupiscenze, è il mondo strutturato nella malvagità, è questo mondo che noi dobbiamo odiare, cioè dobbiamo emarginare perché impedisce alla luce di dominare nelle tenebre, perché impedisce alla gloria di Dio di dominare qui sulla terra, perché impedisce la salvezza dell'uomo dal peccato e dall'errore. È questo mondo che invischia l'uomo e gli impedisce di ergersi verso Dio. È questo mondo che combatte il Vangelo a spada tratta, perché dietro a questo mondo c'è il grande nemico, il maligno. È questo mondo che dobbiamo noi odiare, cioè emarginare, perché non inquina la nostra vita. E allora Gesù fa questo discorso. Se il mondo vi odia, se il mondo vi emargina, segno positivo per voi, segno buono, vuol dire che non siete suoi, non siete del mondo. Ma se il mondo non vi emargina, se il mondo vi gradisce, se il mondo vi acclama, se il mondo vi consente di vivere secondo i suoi dettami, segno negativo, perché il mondo ama ciò che è suo ed espunge ciò che non è suo. C'è una certa intelligenza nel mondo. Il mondo respinge ciò che non è del mondo. Il mondo gradisce ciò che è suo, cioè il mondo riconosce quello che è suo e vi accetta se voi professate la dottrina del mondo, condividete i modi di pensare, di agire, di vivere del mondo. Allora c'è cittadinanza per voi nel mondo, siete cittadini del mondo e il mondo vi gradisce. Ma questo è segno cattivo, segno che non siete miei, perché c'è un abisso tra me e il mondo. C'è un abisso incolmabile, come c'è un abisso tra la grazia e il peccato, tra la vita e la morte, tra l'errore e la verità, tra la morte e la vita. E allora quando il mondo vi odia, segno buono, segno che siete miei, che mi appartenete, perché le tenebre non possono gradire la luce, perché la morte non può gradire la vita, perché il male non può gradire il bene, segno che siete miei. Noi dobbiamo tener conto di questa parola del Signore per comportarci bene. Tante volte noi siamo afflitti perché non troviamo modo di inserirci nel mondo. Invece dobbiamo essere lieti quando il mondo ci respinge, non gradisce la nostra testimonianza, ci emargina perché siamo cristiani, perché crediamo, perché siamo di Dio. Dietro a questo mondo c'è il male che galoppa, c'è lo spirito del male che osteggia lo spirito del bene. Poi dice Gesù,
Se è vero che voi siete i miei discepoli, che voi seguite me, la sorte del maestro sarà la sorte dei discepoli. Se hanno odiato me, odieranno anche voi. Se il mondo non vi odia, segno che non siete miei discepoli. Dobbiamo fare allora un esame di coscienza. Se il mondo ci perseguita, se il mondo ci emargina, se la nostra famiglia non ci può vedere, se il padre o la madre non ci possono vedere perché siamo di Cristo, se i figli si emarginano e rigurgitano parole contro di noi perché siamo di Cristo, segno buono. Perché noi siamo di Cristo e non possiamo rinnegare Cristo per il mondo che ci odia. Siano questi del mondo che ci odiano il padre, la madre, i figli, le figlie, i genitori, i parenti, gli amici. Come diceva Gesù, chi non odia suo padre e sua madre per me, chi non odia i suoi figli e le sue figlie per me, non è degno di me. Chi non odia la stessa sua vita per me, non è degno di me. Ossia l'amore di Dio vuole essere assoluto. Quando c'è qualche cosa che ostacola l'amore di Dio, che ostacola la verità, che ostacola la luce, è la luce che deve trionfare, è la verità che deve trionfare, è l'amore che deve trionfare. Non c'è compromesso tra Cristo e Belial, come dice la Scrittura. Non c'è compromesso tra peccato e grazia, tra bene e male. Non c'è frammischiamento, miscuglio. Il Signore odia il miscuglio. Vuole la purezza della fede, la purezza della speranza, la purezza dell'amore. Tutto questo non ci dice che non dobbiamo vivere nel mondo, no. Il cristiano è nel mondo, ma non è del mondo, ed è per il mondo. È bene che noi fissiamo questi tre concetti. Il cristiano è nel mondo, viviamo in questo mondo, e la nostra presenza nel mondo ha uno scopo: orientare di nuovo tutte le realtà terrene a Dio, una volta che sono state disorientate da Dio, sono state inquinate dal peccato e orientate al male. Bisogna disincagliare dal male tutte le realtà mondane e riordinarle a Dio, perché il mondo è di Dio. Per cui noi siamo nel mondo e non possiamo uscire da questo mondo. Siamo cittadini di questo mondo è di Dio e dobbiamo starci finché non partiremo per un altro mondo, il mondo migliore. Ma finché siamo in questo mondo, siamo cittadini di questo mondo. Però non siamo del mondo, nel senso che si dà deteriore a questa parola mondo. Non apparteniamo al mondo. Bisogna maturare la coscienza cristiana di non essere del mondo. Bando pertanto ad ogni irenismo, ad ogni pacifismo, con il peccato, con il male, bando ad ogni compromesso, la pura fede, il puro amore, la purissima verità. Questa deve dominare dentro il nostro cuore e nella nostra vita. Noi non siamo del mondo. Siamo di Cristo e neanche siamo di noi. Tu non sei di te, non sei di tuo padre, non sei di tua madre, non sei del mondo, non sei di altri, sei di Cristo, perché ormai tu sei morto, sei rinato in Cristo come creatura nuova. Devi acquisire questa coscienza di essere, una volta lavata nel battesimo e inserito in Cristo, una creatura nuova, hai una nuova personalità, sei membro di un altro corpo, il mistico corpo del Signore che è eterno. Tu vivi in un altro,
sei d'un altro, sei per un altro. Ossia il tuo centro gravitazionale non lo porti dentro di te, ma è fuori di te. Il centro gravitazionale è Cristo, in cui sei inserito e di cui sei, e per la cui causa tu sei in questo mondo, per il trionfo di Cristo, perché il regno è del Signore, perché il mondo appartiene al Signore. Maturare questa coscienza di non essere del mondo, e quando gli uomini marginandoci, insultandoci, perseguitandoci, avvilendoci con le loro parole e le loro invettive, ci fanno sentire questa verità, non avviliamoci, ma esultiamo, perché una volta che noi abbiamo la gioia di sentirci di Cristo, tutto questo atteggiamento del mondo ci conferma in questa verità e ci deve dare gioia. E quella beatitudine ottava, di cui parlava Cristo nel Vangelo delle Beatitudini: beati voi quando siete perseguitati a causa mia, quando diranno ogni sorta di calunnie, ogni sorta di insulte a voi a causa mia. Godete, perché grande è la vostra ricompensa nel regno di Dio. Noi non siamo del mondo, siamo nel mondo, non siamo del mondo, ma siamo per il mondo. Siamo per il mondo, perché il mondo si salvi. Ecco allora il terzo concetto di mondo. Tanto Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio, perché il mondo non si danni, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Noi siamo il Cristo che cammina in questo mondo perché il mondo si salvi, e dobbiamo essere in questo mondo, pur non essendo di questo mondo, per recuperare il mondo, recuperare cioè gli uomini, nostri fratelli a Cristo, per riordinare tutto il mondo in cui viviamo, il mondo sociale, il mondo familiare, il mondo civile, il mondo ecclesiale, tutto il mondo, tutte le ecumene, dobbiamo noi riordinarlo a Dio, perché diventi il regno di Cristo e il regno di Dio. Allora il cristiano in questo mondo è un lottatore per il trionfo della verità, per il trionfo del bene. Il cristiano deve inserirsi in tutte le realtà terrene, non per essere assorbito dalle realtà terrene, ma per essere fermento di bene, per essere il condannatore del male e per far risorgere negli uomini quell'anelito a bene che non è mai spento. Qualunque uomo cattivo porta una parte buona dentro di sé, qualunque delinquente ha in se stesso il seme della verità e il seme dell'amore. Bisogna risvegliare il seme della verità perché germogli, il seme dell'amore perché fruttifichi. Noi cristiani siamo appunto in questo mondo perché siamo continuatori dell'opera di Cristo, perché il mondo si salvi per mezzo di Cristo. Tanto Dio ha amato gli uomini, tanto Dio ha amato il mondo da mandare il suo figlio, perché il mondo non sia condannato, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Ecco allora la nostra missione e il motivo per cui siamo in questo mondo, il motivo della lotta. Gli uomini ci lottano per ingoitarci, cioè per ingoiarci, per fagocitarci, ma noi dobbiamo lottare per recuperare il mondo a Dio, perché il mondo è di Dio. E allora dice bene un documento del Vaticano II, Gaudium et Spes. C'è una lotta tremenda che si svolge nel mondo e durerà fino alla fine dei secoli. È in questa lotta che noi siamo ingaggiati. È la lotta tra il bene e il male, tra Cristo e il demonio. È una lotta tremenda che si protrarrà fino alla fine dei secoli, ma è una lotta che noi già sappiamo
è coronata dalla vittoria di Cristo sul maligno, nella vittoria della vita sopra la morte. Verrà il giorno in cui si canterà: la morte è stata ingoiata dalla vita. Dove ho morte il tuo pungiglione, ormai la vita trionfa, ormai la grazia trionfa, ormai il peccato è debellato, ormai c'è la luce eterna, la luce della verità, la luce di Dio. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere coscienti di questa realtà. E oggi che il Signore ci chiama a prenderne coscienza, maturiamo questi tre punti nella nostra riflessione. Io cristiano, io battezzato, in famiglia, nella società, nel mondo civile, nel mondo del lavoro, nel mondo politico, nel mondo sociale. Io sono sempre presente e devo essere presente, non posso fuggire, io sono in questo mondo, ma io non sono del mondo, nel mondo civile, nel mondo sociale, nel mondo inquinato dal peccato, nel mondo della mia famiglia se inquinata e vive secondo il peccato, io non sono del mondo, io sono di un altro, io sono di Cristo, però io sono nel mondo per recuperare il mondo, per recuperare tutte le realtà terrene a Dio, perché la salvezza sia di tutti, perché Dio trionfi e perché il sangue di Cristo, sparso per tutti gli uomini, abbia finalmente il suo scopo, che la salvezza di tutti, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui, come è scritto. Fratelli e sorelle, è quello che ci dice il Signore oggi. E allora esultiamo, gioiamo, cantiamo a Cristo Signore, il vincitore della morte, il vincitore del peccato, il vincitore delle tenebre, cantiamo alla luce, perché noi siamo ingaggiati in questa lotta e camminiamo con Cristo per la conquista del mondo, senza lasciarci vincere dal mondo. Camminiamo puri e immacolati, cantiamo a Cristo Signore, perché siamo i suoi soldati, perseverando in questo cammino ed essendo fedeli a lui, noi canteremo la vittoria finale. Alleluia. Yaliti asharana yarana karana malara yanarana yara yara yanara meruani narayone yana sharana mona shi darani mona yana karan yana kala Cheruani anachimera yana shorono Murini nano yarana yena vidana yona yashe Chiamaran musce megerenti luano. Cantiamo tutti all'appartenenza a Cristo Signore. Cantiamo vittoria, vittoria, tutti cantiamo vittoria dentro il nostro cuore. Noi siamo di Cristo. Chiamina nunca e merendia na chitoria no Sceremo na ya Erini ano chi marani na sharana e maieta ste cotereno tu Nuri mi ano che rene menti anano na moia rene Sharanu cani Naranu e nuane sharanu Yuri wa ye murane yuna yuri ano Na yuri na yune di maranu e Shani teran yano Mi alure na vashara yuni e koro Mi tuste nukalune yuni e mune Tutti quelli che non appartengono al mondo cantino a Cristo Signore. Acclamati al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza, riconoscete. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, popolo suo e gregge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore. La sua fedeltà dura in eterno. Mia lure nua nia noie luna, shurikimo le nu yore nia nu, kiriku ya lurina shoti de me, mara nuie tua nia loro nishu. Muli tua iria noie la nua ne, amalore nia na mina na muli, tamia re mia lalo. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno, chi dice menzogne non starà più alla mia presenza. Io sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, e estirperò dalla città del Signore quanti operano il male. Iuri mota iuri no chimu, niamusharaio loro no. Ma chiediamo in questo momento di risvegliare il nostro amore, perché l'amore vince tutte le battaglie. La civiltà dell'amore in questa civiltà di odio e di oppressione. Facciamo trionfare l'amore, che non è soltanto solidarietà, non è filantropia, ma è l'amore vero, quello che scende dal cielo e ci fa riconoscere fratelli gli uni degli altri in Cristo Gesù, tutti figli dell'unico Padre. E questo amore che viene dal cielo, che deve scendere dentro di noi e deve allacciare tutti gli uomini, è l'amore che vince il mondo, come la fede, fede e amore. Chiediamo al Signore l'amore tra di noi. Dobbiamo dare testimonianza di amore. Chiediamo la guarigione del cuore, questo cuore che si ribella all'amore. Chiediamo come la guarigione della mente per credere, così la guarigione del cuore per amare. Chi odia suo fratello, costui è ancora nelle tenebre, come dice la Scrittura. Ecco, chi odia suo fratello, chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Ma chi ama suo fratello dimora nella luce e non c'è in lui occasione di inciampo. Chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Fratelli e sorelle, luce e amore vanno di pari passo, come di pari passo vanno fede e amore. Chiediamo al Signore la guarigione del cuore, perché nel nostro cuore non ci sia posto più per aschi, rancore e divisioni, ma ci sia soltanto l'amore, l'amore che illumina i nostri occhi e ci fa riconoscere fratelli tutti e figli di Dio, l'amore che ci avvince gli uni gli altri per il trionfo di Dio in noi. O Signore, noi ti chiediamo questa doppia guarigione questa mattina. Guarisce la nostra fede, guarisce la nostra
Amore, guarisci la nostra mente, guarisci il nostro cuore, in modo che tutti possiamo cantare a te, possiamo camminare nel mondo per vincere le tenebre del mondo, le tenebre dell'errore e del peccato. Alleluia. Alleluia. E adesso, Signore, noi ti chiediamo tante grazie. Ti chiediamo anche per i nostri fratelli assenti, per quelli che da lontano ci telefonano, per quelli che ci scrivono, per quelli che si raccomandano alle nostre preghiere, per quelli che depongono le loro suppliche nei cestini. Tutte queste persone le vogliamo presentare a te, perché la tua guarigione interiore sia su di loro e perché se ci sia un ostacolo anche nelle malattie fisiche, queste vengono superate, vengono battezzate nel tuo amore e vengono anche estinte se queste sono un impedimento per il trionfo dell'amore e della santità. O Signore, Dio benedetto, noi ci ripresentiamo a tutti i nostri fratelli. Ascolta, Signore, le nostre suppliche.